Oggi preparo insieme a voi le pastatelle. Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi realizziamo un dolce tipico della mia città, Conversano. Si chiamano le pastatelle. Partiamo sempre dalla frolla al vino e quindi in questa ciotola ho messo la farina, un pizzico di sale e un cucchiaio di zucchero. Mescoliamo. E aggiungo l'olio. Per tutti gli ingredienti e le dosi, fate sempre riferimento al link che vi porta al mio sito, Cucina con me, grazielleraffaele.it. Aggiunto il vino, mescoliamo fino a farlo assorbire, per farlo assorbire dalla farina. Ora la farina ha assorbito l'olio, andiamo ad aggiungere il vino bianco. Io lo aggiungo tiepido. Iniziamo ad impastare. Dobbiamo tenere un impasto abbastanza morbido. Questa è la consistenza dell'impasto che dobbiamo tenere. Adesso ci trasferiamo sul piano di lavoro e lo andiamo a rendere liscio. Aggiungiamo un po' di farina sul piano da lavoro, poca, e andiamo ad impastare per renderlo liscio. Non servirà impastare a lungo. Infatti è già pronto. Ecco perché si aggiunge il vino bianco caldo. Ora l'impasto al vino è pronto, lo mettiamo nella ciotola e lo lasciamo riposare per una decina di minuti. Nel frattempo andiamo a preparare il ripieno, che è composto da confettura che può essere sia di ciliegia o di uva, oppure misto ciliegia e uva, noci tritate, buccia di arancia e buccia di limone. Quindi in una ciotola uniamo la confettura, le noci abbondanti, la buccia del limone, dell'arancia, sempre solo la parte arancione oppure la parte gialla del limone, senza prelevare la parte bianca, altrimenti il gusto diventa amaro. Andiamo a mescolare. Questo sarà il ripieno delle nostre pastatelle. Trascorsi 10 minuti, possiamo procedere col preparare le pastatelle. Prendiamo un pezzo di impasto, lo rimpastiamo leggermente. Per renderlo bello liscio, vedete com'è bello liscio? Questo è dovuto al riposo.
mettiamo un po' di farina e andiamo a stendere. Per lo spessore della massa dipende molto anche dal vostro gusto. C'è a chi piace sentire molto la frolla, c'è invece chi preferisce sentire più il sapore della marmellata. Quindi fate a vostro gusto e a vostro sentimento. Questo è lo spessore delle mie pastatelle. Ora, con un coppa pasta o con un bicchiere o con una tazza, con quello che avete in casa, andate a ritagliare dei dischi. L'impasto in eccesso va rilavorato e riutilizzato. Aggiungete la marmellata al centro del disco. Questa è marmellata fatta in casa da me quest'estate. Ripiegate e formate una mezzaluna. Premete bene i bordi. E questa è la pastatella che andremo a ottenere. Adesso vi faccio vedere la chiusura e la finitura della pastatella. Ottenute tutte le pastatelle, le sistemiamo in una teglia ricoperta di carta forno e le andiamo a richiudere. Mia nonna le richiudeva con una chiave. Ora io non so il perché, ma lei faceva così. Io penso che sia perché viene un bel decoro, vedete? Naturalmente potete farlo con una forchetta, potete farlo con una rotella, la chiusura, come preferite. A me piace così perché sono più belle. Adesso ve ne faccio vedere una. Ora, una volta chiuse con la chiave, le andiamo a spennellare con un po' di olio. E andiamo a cospargere con dello zucchero. Una volta spennellate e cosparse con lo zucchero, le andiamo a infornare a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Naturalmente dipende sempre dal vostro forno. Inforniamo. Ed ecco le pastatelle pronte. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima. Ciao!